voto a questo lanciato? Gazzetta ha dato 6, tutti i voti dai Marco Adverso. Ma che non darò omaggio il voto, evidentemente, cioè adesso sarà un voto a ciò che è stato fatto insomma, nel mercato di gennaio, mi sembra abbastanza inutile. Ci sono state sicuramente squadre che si sono mosse in maniera molto forte, che hanno anche grandi obiettivi. Poi chi si è mosso molto è stato Vicenza, che ha comprato parecchio. Però poi c'è il campo, quindi bisognerà poi capire, vedere tutti questi innesti se saranno positivi o meno. Senti, ritieni di aver centrato tutti gli obiettivi che erano stati posti all'inizio? Cioè che avevate concordato con la società, sì, con l'allenatore? Ma sì, sono soddisfatto. Per i ragazzi che sono arrivati, ragazzi che hanno una peculiarità, hanno scelto di venire ad Alessandria, che è una cosa che credo sia fondamentale. Dopodiché avevamo bisogno di cambiare qualcosina, come avevamo detto e come avevo detto a gennaio, inizio gennaio, la squadra non era stravolgere, ha degli equilibri e ha un'identità forte che ha fatto vedere. E quindi io credo che questi innesti vadano un po' ad arricchire un po' per caratteristiche tecniche, tattiche e fisiche questa squadra. Diamo un messaggio di speranza ai tifosi, forse si aspettavano che arrivasse la Padula, Van Basten, ok? Ma lo speravo anch'io, però bisogna essere onesti e bisogna essere realisti. L'Alessandria, dobbiamo capire bene cos'è l'Alessandria in Serie B e chi sono e chi fa parte di questa Serie B, e forse cioè, bisogna averlo ben chiaro in testa, cioè noi lottiamo con delle società molto forti, molto potenti, e questa Serie B di quest'anno forse negli ultimi 15 anni è la più difficile per competitività e per società che hanno delle capacità economiche veramente, oserei dire, quasi illimitate. Noi siamo questi qua per identità, siamo una società che vuole lavorare in una certa maniera e lo vuole fare per i prossimi anni. Ha un'identità forte, la vogliamo portare avanti, ha un equilibrio tecnico, tattico e anche societario, e questo va mantenuto per essere sostenibile, altrimenti insomma, possiamo parlare di qualsiasi cosa, anch'io ho la Padula. È andato in Serie A, o forse è rimasto lì, adesso non so, mi sono perso. È fuori rosa. Fuori rosa. Ecco, se vai ad analizzare un po' le squadre della nostra fascia, forse la SPAL ha fatto qualcosina in più che ha preso, per il resto le altre hanno preso giocatori esattamente come noi, magari giocavano meno in qualche squadra, che avevano. Cioè, Raffiano, non so se sia vero, dalla Juve dicevano che c'era il contatto, poi ha rifiutato, come Casasola ha rifiutato il Cosenza, era una sacra remora. Chiaro che il giocatore magari va a giocare per la A, per lottare per la A. È stato come questo, cioè, apro parentesi e chiudo su Raffiano. Raffiano si è aperta e chiusa una trattativa in 4 giorni. Poi il ragazzo in 4 giorni, negli ultimi 4 giorni, si è aperta e chiusa. Il ragazzo legittimamente, ma dico io, ma bene così, che sia andato a Cremona perché non se la sentiva di venire qua a lottare per la salvezza, questo mi è stato detto direttamente, quindi parto da ciò che ho detto 5 minuti fa. Sono contento che questi ragazzi che sono venuti qua, più gli altri due, hanno scelto di venire ad Alessandria, e quindi io sono già contento e soddisfatto per questo. Poi ritornando alla domanda o all'affermazione che hai fatto, il mercato di gennaio è un mercato di non di scelta ma di opportunità, quindi questo si fa. Poi scusa, per quanto riguarda la FIA, secondo me ha scelto anche di andare da un allenatore che conosce, ma certo, con cui ha già giocato, con cui ha già vinto, ma certo, ma quello è stato il lago della bilancia, è stato orientato a quello, però ripeto, vado dove conosco, vado da Pecchia, ma certo. Tante cose. Io ho fatto il giocatore per 20 anni, se mi chiedevano di andare in Serie B, in una squadra che lottava per vincere il campionato, una per salvarsi, andavo dove si vince il campionato, cioè, ma mi sembra che lo farebbero tutti, insomma, non è che...
quindi io con la Fiano ce l'ho, ho fatto la scelta da calciatore. Punto. Scusa Fabio, al momento gli over in rosa sono 17, perché se escludiamo Orlando, che purtroppo sì, non sarà parte della squadra. Tu ritieni ci sia spazio per qualche svincolato, oppure è un'ipotesi assolutamente da escludere? Direi assolutamente da escludere. Dove ce ne sono 24, direi che possono bastare, poi ora mi dai tutto, ma a oggi lo escludo in maniera categorica. Torniamo alle scelte. Sapevamo che dovevamo intervenire senza travolgere. Certo. Come sono state le scelte, oltre alla disponibilità e il rendimento che i ragazzi hanno dimostrato per Alessandria, come è andata la scelta su Fabrini, cioè quel tipo di profilo cercate, e su Battiello? Gori direi posso dire. Battiello, abbiamo fatto uscire Breghetto perché Breghetto aspettava una situazione di non gioco, quindi ha avuto questa richiesta, perché probabilmente gli danno più continuità tecnica, e quindi negli ultimi due giorni, spinti anche dalle volontà del giocatore forte, sono andati su Mattiello, che è un ragazzo che è vero che si è allenato a parte in questi ultimi sei mesi, ma se andiamo a vedere negli ultimi 4-5 anni Mattiello è un giocatore di altissimo profilo, in Serie A, profilo assolutamente poi, di A. Fatto un percorso in fortuna, cioè, no, sta bene, una sfiga, assolutamente, è un ragazzo di 26 anni. E invece la scelta Fabrini? Fabrini, abbiamo tra le scelte che potevamo fare, c'era Fabrini che tatticamente ci dava qualcosa di diverso, perché un tre quarti molto forte nell'1 contro 1, purtroppo c'è stato in mezzo anche l'infortunio di Orlando. Togliendo Orlando, un giocatore bravo nell'uno contro uno, tre quarti, che possa giocare in quel ruolo ibrido, non ce l'avevamo, perché avevamo tutti i giocatori più davanti, abbiamo più o meno tutti i giocatori che giocano davanti, quindi abbiamo pensato a un tre quarti. In mezzo la partenza di Bruccini significa che comunque non si è tantissimi di due centrali su un quarto. Se nel caso ci fossero le emergenze di squadra dell'andata, Longo può comunque contare su un Milanese, su un Chiarello che vanno a fare, quindi da quel punto di vista lì, mister. Ma devo dire che sì, sono quattro, cioè sono un numero, se ci saranno tutti sempre sì. A disposizione, perché poi quest'anno ci sono stati quattro infortunati di fila di quattro centrocampisti. Se tutto andrà bene, insomma, come mi auguro, insomma, ci saranno centrocampisti. Dopodiché, ne parlavamo proprio con il mister l'altro giorno, Milanese forse le migliori partite le ha fatte la centrale, quindi io non è che sono molto preoccupato per il ruolo di mediano. Abbiamo aggiunto Gori, che è un ragazzo che ci porta esperienza, e anche lui per caratteristiche, insomma, un ragazzo che gioca molto sulle seconde palle, molto grintoso, caratteriale. Molto soddisfatto. Qual è il livello di fiducia che vuoi trasmettere magari anche ai tifosi per quanto riguarda il futuro del campionato? Che cosa ti fa essere ottimista, se lo sei? Lo sei? Sono mai stato pessimista io, quindi non posso che essere ottimista. Ma io credo che i tifosi dovrebbero essere intanto molto contenti già di ciò che è stato fatto vedere. L'Alessandria è una squadra che ha dimostrato di avere grande coesione, grande unità di intenti, un'identità forte, e ha fatto vedere anche belle partite, non ultima quella col Benevento in casa, dove abbiamo giocato contro una prima classe e abbiamo fatto una partita veramente di livello alto. Questo mi fa sentire, mi fa stare bene e mi rende ottimista per il futuro. Poi c'è da lavorare tanto, c'è sempre, ogni giorno, perché comunque il campionato di Serie B è un campionato molto competitivo, dove non ci sono partite scontate, e ogni domenica giochi contro una squadra forte, però è il bello della categoria questa. Sul fronte delle uscite sì. Si è lavorato in direzione di quello che dicevi prima, calcio sostenibile, cioè si è pensato ad alleggerire anche un po' il monte ingaggi. Non direi, nel senso che
sono armati numericamente, per gli incentivi all'esodo che sono stati fatti, non è che economicamente sia stato speso molto meno. È stato più per strategia. Lucini è un ragazzo che ha 35 anni, non ce la sentivamo di rinnovare il contratto, e per scelta l'abbiamo mandato a Mantova, abbiamo trovato un anno e mezzo di contratto. Stesso discorso per Arrighini. Apro una parentesi, Andrea è un ragazzo a cui voglio bene e ringrazierò vita naturale durante per ciò che ha fatto e per ciò che ha contribuito a fare. Siamo qui a parlare di Serie B grazie a lui, e molto lo dobbiamo a lui. Avevamo un'opportunità grossa, quella di andare a trovare un contratto da una società seria che gli faceva altri 2 anni di contratto. Noi per strategia politica, per idea, per linea, per equilibrio, lo volevamo mandare in scadenza e gli abbiamo dato l'opportunità. Non è stato facile, però nel calcio si fanno delle scelte. Poi il tempo dirà se sono giusto o sbagliato, però si devono fare delle scelte. Però su Arrighini, tu dici, parlavi di incentivi all'esodo. Quando è stato preso, il presidente dell'Arangiana ha fatto un'intervista dicendo l'Alessandria non voleva mollarlo, abbiamo fatto un grosso sforzo economico. Allora lì avete preso, insomma. Cosa c'è sul contratto? Ma chiedo, l'esodo, ma se lo so, in privato ti dico come è andata la faccia. No, era per capire. In calcio mercato si dicono tante cose. Siamo 3 giorni prima dicevano che 3 giorni prima il direttore della Reggiana diceva che non lo volevamo dare, che chiedevamo una banca di soldi. In realtà non è propriamente così. Però per lo sforzo economico sì. Ma va bene, lo sforzo economico si è sul contratto fatto della società. Ma va benissimo, per me. Le squadre sono qui per quello. Scusate, ma nel calcio si dicono le cose il giorno dopo si sentiscono. Sì, certo. No, posso sottolineare quell'intervista che ha preso Arrighini e ha detto abbiamo fatto un ulteriore sforzo economico che mi ha fatto capire, presumere che adesso hanno tirato fuori dei soldi. Non hanno tirato fuori dei soldi, mi auguro che vadano in Serie B. Perché c'è il bonus di qua. Un grande scorso. Peccato che non pareggiato ieri sera. Tifiamo per la Reggiana. Alla luce del, diciamo che abbiamo girato a 20, perché abbiamo giocato prima col Benevento e poi col Vicenza, sì. E quindi il Vicenza vale la sconfitta e l'andata al Benevento. Sì. Queste 4 partite in cui avevamo simulato 0 all'andata, affrontandole con la consapevolezza attuale, è plausibile dire facciamo qualche punto adesso e poi i 20 che abbiamo fatto possono arrivare. Purtroppo non c'è una certo, però ma sicuramente il percorso che abbiamo fatto ci porta a essere più consapevoli e quindi affronteremo queste partite con una consapevolezza e delle certezze diverse da quelle che abbiamo avuto ad agosto e settembre. Dopodiché il calcio è imprevedibile, quindi cominciamo ad affrontare sabato il Pisa con determinazione, perché affronteremo una squadra solida che si è rinforzata molto e che ambisce a posizioni alte di classifica, quindi andiamo avanti gara per gara, perché è quello che dobbiamo fare. Ecco, appunto, parliamo di attualità. Come stai vedendo la squadra prepararsi proprio alla partita difficile che l'aspetta con il Pisa? Ma l'ho vista stamattina, è una squadra concentrata. Poi, se devo dire la verità, io la squadra difficilmente l'ho vista poco applicata, è un gruppo che lavora tanto, ma arriva da una mentalità trasmessa dal gruppo dell'anno scorso. È un gruppo che lavora tanto, è un gruppo che lavora sempre molto ad alta intensità, è un gruppo applicato di grandi professionisti, quindi lui si mette. Di solito si dice che i campionati si decidono tra marzo, aprile, ma queste 8 gare in un mese possono avere un peso particolare in generale, non dico solo con Alessandro, secondo te? Perché beh, è inevitabile, cioè nel senso che comunque dovrai cruciare questo troppo. Certo. Due per tutti, però. Sì, sì, non solo per. Sarà sicuramente difficile. In B abbiamo capito che gli equilibri sono molto sottili e che basta poco per spostare. E quindi sicuramente
questo mese e mezzo sarà veramente intenso, dopodiché lo affronteremo come ho detto prima, giorno per giorno, lavorando come sempre abbiamo fatto, cioè, ci spaventa questo, anzi.